Il Grande Catechismo, al numero 808, nella sintesi, afferma: «La Chiesa è la sposa di Cristo. Egli l'ha amata e ha dato se stesso per lei. L'ha purificata con il suo sangue. Ha fatto di lei la madre feconda di tutti i figli di Dio». Mentre il termine corpo evidenzia l'unità del capo con le membra e nello stesso tempo anche la distinzione, il termine sposa mette in risalto maggiormente la distinzione dei due in una relazione personale. E infatti il Grande Catechismo, al numero 796, così scrive: «L'unità di Cristo e della Chiesa, capo e membra del corpo, implica anche la distinzione dei due in una relazione personale. Questo aspetto spesso viene espresso con l'immagine dello sposo e della sposa. Il tema di Cristo, sposo della Chiesa, è stato preparato dai profeti e annunziato da Giovanni il Battista. Il Signore stesso si è definito come lo sposo. L'Apostolo presenta la Chiesa e ogni fedele, membro del suo corpo, come una sposa fidanzata a Cristo Signore, per formare con Lui un solo spirito. Essa è la sposa senza macchia dell'Agnello Immacolato, che Cristo ha amato e per la quale ha dato se stesso per renderla santa, che ha unito a sé con un'alleanza eterna e di cui non cessa di prendersi cura come del suo proprio corpo». E qui c'è una bella testimonianza di Sant'Agostino che afferma: «Ecco il Cristo totale, capo e corpo, uno solo formato da molti. Sia il capo a parlare o siano le membra, è sempre Cristo che parla. Parla nella persona del capo, ex persona capitis. Parla nella persona del corpo, ex persona corporis. Che cosa infatti sta scritto? Saranno due in una sola carne. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa». E qui Sant'Agostino cita Efesini, capitolo 5. E poi Sant'Agostino continua: «È Cristo stesso nel Vangelo. Non sono più due, ma una carne sola che afferma questa unità. Di fatto, come ben sapete, queste persone sono sì due, ma poi diventano una sola nell'unione sponsale. Dice di essere sposo in quanto capo e sposa in quanto corpo».